quarta delle cinque esposizioni dedicate alle forme della bellezza qui alla FCF Gallery da FCF Store, la mostra fotografica Green Attitude di Raul Iacometti. Questo è il catalogo, venitelo a comprare perché l'importo sarà interamente devoluto in beneficenza, ma soprattutto venite ad ammirare la bellezza corale della danza e della natura in relazione tra loro. Una sinergia straordinaria raccontata da Raul nelle sue fotografie qui alla FCF Gallery. Allora, intanto una serata molto bella, molto intensa, dove c'erano le voci più diverse, quelle della musica, quelle della danza, quelle della fotografia. Abbiamo anche interagito. Poi Raul ha sempre questo atteggiamento autoironico, ma noi abbiamo apprezzato in realtà il suo modo di fotografare. Conoscendolo, lui è un fotografo che fa davvero, è a tutto tondo, e il fatto che si sia avvicinato con questo atteggiamento di grande disponibilità nei confronti di un mondo così difficile come la danza è interessante. Ma il fatto che in quel mondo abbia portato la sua idea di mettere a confronto la danza con gli ambienti completamente diversi da quelli soliti, cioè quelli naturali, in rapporto proprio con la vegetazione, beh, questo è stato un vantaggio anche per il mondo delle danze. Siamo qui da FCF, è il luogo che ha ospitato la mostra Green Attitude. Che dire, ringrazio innanzitutto FCF, ringrazio Fuji per tutto quanto, per il supporto, per tutto quello che hanno fatto. L'inaugurazione è andata benissimo perché si è trattato proprio di un'inaugurazione multimediale, visto che c'erano anche personaggi come Cecilia Scellì, le ballerine che hanno partecipato al progetto. Ringrazio tantissimo Loredana De Pace che ha curato tutto, e tanto le persone che hanno partecipato, ed erano veramente tante. Grazie ancora a tutti. Siamo vicini a Natale, questa è la quarta esposizione della FCF Gallery, della FCF Store. I cataloghi cominciano ad essere tanti, siamo all'interno della mostra di Raul Iacometti. Fino a gennaio venite a visitarla, Green Attitude, venite a comprare il catalogo. E la quinta mostra quale sarà? Venite a scoprirlo a febbraio.